L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia, e donaci sante vocazioni. O Maria, Regina della Pace, santi nostri protettori, primo mistero della gloria, Gesù risorge da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia, e donaci sante vocazioni.
O Maria, Regina della Pace, santi nostri protettori, secondo mistero della gloria, Gesù ascende al cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia, e donaci sante vocazioni. Maria, Regina della Pace, santi nostri protettori, terzo mistero della gloria, lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli raccolti nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia, e donaci sante vocazioni. Maria, Regina della Pace, santi nostri protettori, quarto mistero della gloria, Maria è assunta in cielo in anima e corpo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia, e donaci sante vocazioni. O Maria, Regina della Pace, santi nostri protettori, quinto mistero della gloria. Maria è incoronata regina del cielo e della terra, nella gloria degli angeli e dei santi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia, e donaci sante vocazioni. Maria, Regina della Pace, santi nostri protettori, Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci. Un avviso: solo per oggi la comunione verrà distribuita al posto, quindi non vi dovrete alzare dal posto in cui vi trovate. Ma una sola cortesia: resti in piedi solo chi deve fare la comunione. Il resto dei fedeli si accomodino, saranno i sacerdoti a venire da voi. Ci mettiamo in piedi per il corteo iniziale.
Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Capita di domenica quest'anno la festa dei Santi Patroni. Coincidenza singolare e direi benedetta. Domenica, giorno del Signore e Pasqua della settimana. È alla Pasqua di Cristo Gesù che attingono i martiri per la forza e la perseveranza della loro testimonianza fino in fondo. È verso il giorno del Signore, quello finale e glorioso, che noi camminiamo come Chiesa Santa di Dio che vive lungo la storia e in questa terra. Radunati in questo giorno festivo, pur nella preoccupazione di questi giorni, di questi mesi, noi vogliamo presentarci alla misericordia del Signore. Vogliamo presentare la nostra vita, le nostre preoccupazioni, le nostre speranze, le nostre gioie e le nostre delusioni. E per intercessione dei santi patroni, invocare il perdono che fa vivere noi e il mondo intero. Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Gloria, gloria, gloria.
Preghiamo. Sii propizio a noi, i tuoi fedeli, o Signore, e donaci i tesori della tua grazia, perché ardenti di fede, speranza e carità, sull'esempio dei santi patroni, restiamo sempre fedeli ai tuoi comandamenti. Per Cristo nostro Signore. Prima lettura dal Libro della Sapienza. Non c'è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose, perché tu debba difenderti dall'accusa di giudice ingiusto. La tua forza, infatti, è il principio della giustizia, e il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Mostri la tua forza quando non si crede nella pienezza del tuo potere, e rigetti l'insolenza di coloro che pur la conoscono. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza, perché quando vuoi tu eserciti il potere. Con tale modo d'agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini, e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che dopo i peccati tu concedi il pentimento. Parola di Dio. Tu sei buono, Signore, perdoni. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce delle mie suppliche. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Tutte le genti che hai creato verranno e si prosteranno davanti a te, Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Ma tu, Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, volgiti a me e abbi pietà. Tu sei buono, Signore, e perdono. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Parola di Dio. Rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Thank you.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Gesù. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato nel buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che raccogliendo la zizzania con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'uno e l'altro crescono insieme fino alla mietitura, e al mietitura, momento allora della mietitura, dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla, il grano invece riponetelo nel mio granaio. Espose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Poi congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo, e il seme buono sono i figli del regno, la zizzania sono i figli del maligno, e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo, e i mietitori sono gli angeli. Comunque dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolta. Parola del Signore. Thank you.
Ci fermiamo brevemente in ascolto della parola del Signore, che molto opportunamente può essere riletta, rimeditata, rivisitata durante la prossima settimana. È soprattutto il Vangelo l'annuncio del Regno di Dio, che Gesù è venuto a instaurare in mezzo agli uomini a vantaggio e a favore di tutta quanta l'umanità. Vedete, anche la Chiesa, la comunità cristiana diffusa in tutto il mondo, e Papa Francesco ce lo sta ricordando continuamente, non sta nel mondo per autocostruirsi. Penso alle nostre parrocchie, o almeno ad alcune nostre parrocchie, in cui ci si consuma nell'autodiscussione su tutto e su tutti. La Chiesa sta nel mondo come segno del Regno di Dio che si va facendo, del Regno dei Cieli. La Chiesa e le comunità di Chiesa, cioè le parrocchie e le varie comunità cristiane, sono mandate nel mondo non per costruire esse stesse, ma per facilitare, favorire, diffondere il Regno di Dio in mezzo agli uomini. Il Regno di Dio, che è una realtà piena di mistero e insieme di fascino. Il mistero di un Dio che è molto più grande della nostra intelligenza e del nostro cuore. Quando si pronuncia la parola mistero nel linguaggio cristiano non c'è nessun riferimento a pratiche esoteriche, ma c'è il riferimento profondo al Dio che è infinitamente più grande delle nostre parole, dei nostri pensieri, dei nostri progetti. Quel Dio che guida la storia e che attraverso gli eventi, belli e brutti, almeno per noi, belli e brutti, costruisce il suo regno nel cuore degli uomini. Per spiegare questo mistero, ripeto che è più grande della nostra intelligenza e del nostro cuore, Gesù si serve di immagini, di parabole. Le parabole che abbiamo sulle nostre case hanno preso il nome proprio dalle parabole evangeliche. La parabola televisiva capta e trasmette immagini. Le parabole evangeliche, attraverso le immagini, dicono una realtà che altrimenti sarebbe molto difficile descrivere e ad annunciare. Gesù, abbiamo ascoltato la forma lunga del Vangelo. Non so se avete notato, ad ogni passaggio il Regno dei Cieli è simile a. Non è come, non è uguale, ma è richiamato in qualche modo. E allora ecco, il Regno dei Cieli è simile ad un campo in cui viene seminato con abbondanza il buon grano. Ma ecco che il nemico di notte, dunque, il nemico agisce sempre nel nascondimento e nell'inganno, va a seminare zizzania. Il Regno dei Cieli è simile ad un seme piccolino che però ha la potenza in sé di diventare un albero grande in cui gli uccelli possono trovare riposo, riparo, e in cui l'uomo può trovare, la cui ombra l'uomo può trovare frescura.
Il regno dei cieli è simile al lievito, pochi grammi di lievito necessari per fermentare l'intera massa di pane o di farina. Il regno dei cieli dunque è paragonato a questa immagine, anche con le sue caratteristiche. Il regno dei cieli conosce opposizione da chi non appartiene a Dio. I santi martiri, i santi patroni, non solo i martiri, ma i santi patroni, nella verità della loro vita, ci dicono appunto questo, che hanno dovuto passare attraverso la persecuzione fisica, i martiri, la persecuzione del mondo, gli altri. Il regno dei cieli subisce violenza, il regno dei cieli subisce l'attentato alla sua purezza. Basta fare mente locale alla nostra esperienza, lì dove c'è qualcuno che prende sul serio il Vangelo, forse diciamo meglio, lì dove c'è qualcuno che prende minimamente sul serio il Vangelo, minimamente sul serio il Vangelo, ecco l'opposizione delle forze del nemico di Dio. Un nemico di notte ha seminato la zizzania. La notte dice oscurità, la notte dice l'inganno, la notte dice l'ambiguità con la quale viene portata a termine questa operazione. Il regno dei cieli è come, ma il Signore aggiunge attraverso la parabola e ci annuncia la pazienza di Dio. Aspettiamo il momento della mietitura, allora divideremo, allora separeremo. Intanto, mentre cresce sia il seme, sia la spiga che la zizzania, dobbiamo pazientare. Qualcuno ha detto che la pazienza è il prolungamento dell'amore. Dio ama gli uomini, ama ciascuno di noi e per noi e per ciascuno di noi attua quella pazienza che è l'espressione del suo amore. La pazienza che attende, la pazienza che permette anche il male, pur di non coartare la libertà umana, la pazienza che aspetta la crescita e la maturazione, in attesa del discernimento, cioè della separazione della zizzania dal grano. Il regno dei cieli è simile a un granello di senape, il più piccolo dei semi usati in agricoltura. Ci vogliono gli occhi buoni per vedere il granello di senape. Direi che ci vogliono gli occhi puliti, sinceri, veri, penetranti, sapienti. Ci vogliono gli occhi buoni della fede per cogliere il regno di Dio che si va facendo nei risvolti inquieti della storia dell'umanità. Ci vogliono gli occhi buoni. C'è un passaggio in uno dei canoni nuovi approvati nel Messale: donaci occhi per vedere le necessità e le sofferenze dei fratelli. Ci siamo accorti in questi giorni appunto di pandemia di quanta superficialità nei rapporti, di quanta cecità morale e spirituale siamo oggetto nei riguardi degli altri, per vedere il regno di Dio che si va facendo nei gesti di generosità, di perdono, di misericordia,
nei gesti di testimonianza che i martiri e i patroni ci ricordano? Occorre occhi penetranti, occhi sapienti, sicuramente non superficiali. E ancora, il regno di Dio è come un pugno di lievito. Non si impone il regno di Dio per la sua grandezza, umanamente parlando, fisicamente parlando. Il regno di Dio si propone con la sua piccolezza, si propone con il suo fascino. Il Papa, ma anche il Papa Benedetto, ci ha ricordato più volte che la fede non si diffonde per imposizione, un atto di forza, e la Chiesa lo sta imparando con fatica, ma lo sta imparando sulla propria carne e sulla carne dei suoi figli, che la fede è il Vangelo, è il regno di Dio, che poi in fondo è la stessa cosa, non si diffonde per imposizione, ma per attrazione, per fascino che emana. I martiri sicuramente non ci, i martiri e i patroni anche, non ci testimoniano un atto di forza. Sono stati oggetto di persecuzione, ma nella loro piccolezza, nella loro vulnerabilità vissuta a causa del Vangelo, hanno mostrato la forza e la potenza di Dio. E allora continuiamo il cammino. Le feste e la festa serve per prendere fiato, serve per riposare, non oziare. L'ozio è una cosa e il riposo è un'altra cosa. Riposare per riprendere il cammino dei giorni, che sull'esempio dei nostri patroni, il cammino dei nostri giorni si diriga verso la pienezza del regno dei cieli, lì dove non vi sarà zizzania, lì dove non vi sarà oscurità, lì dove non vi sarà prepotenza, ma solo amore infinito nel Dio che è Trinità di infinito amore. E così sia. Credo in un solo Dio, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini.
accompagnati dai nostri santi patroni, vogliamo presentare al Signore le nostre invocazioni. Siamo noi che a nome dell'umanità e della Chiesa presentiamo ciò di cui abbiamo bisogno. Diciamo: venga il tuo regno, o Signore. Venga il tuo regno, o Signore. Per il popolo santo di Dio, sia nelle travagliate vicende della storia umana, germe fecondo di unità e di speranza, preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per Papa Francesco, i vescovi e il nostro vescovo Giuseppe, il presbiterio diocesano e i presbiteri delle nostre comunità locali, tutti chiamati ad essere pastori del popolo di Dio, affinché, vivendo il loro ministero, siano sempre attenti ascoltatori della parola del Padre, fedeli discepoli di Gesù Cristo e docili strumenti dello Spirito Santo. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per i governanti, affrontino con audacia evangelica le sfide sociali ed economiche generate dalla pandemia, mettendo al centro le giuste attese delle famiglie e dei lavoratori. Preghiamo. Per i giovani in ricerca vocazionale, il loro progetto di vita maturi nell'ascolto dello Spirito e con l'accompagnamento amorevole di guide sagge e prudenti. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per le comunità parrocchiali, qui riunite nel giorno solenne della festa dei santi patroni e della traslazione delle loro reliquie, perché siano sempre docili e attente all'azione dello Spirito Santo che opera in esse e attraverso di esse nel mondo di oggi. Preghiamo. E tutto questo, Dio di bontà e di misericordia, noi presentiamo a te per Cristo nostro Signore. Thank you.
vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, che nell'uomo, nell'unico e perfetto sacrificio di Cristo Gesù hai dato valore e compimento alle tante vittime della legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta come un giorno benedicesti i doni di Abele e come hai gradito il sacrificio dei martiri e dei santi e ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore, giovi alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e ringraziarti, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia riunita nell'ascolto della parola e nell'unico pane spezzato fa memoria del Signore risorto, colui che è il motivo della santità dei nostri patroni. Nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo, allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce l'inno della tua lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete
e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo, ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, con i nostri santi patroni e protettori, Eleuterio, Ponziano, Urbano, Secondino e Anastasio, e con tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Insieme con Gesù, presente in corpo, sangue, d'anima e divinità, in questo pane e in questo vino, abbiamo presentato la nostra povertà, le nostre fragilità, il nostro bisogno di tenerezza e di consolazione, che ora esprimiamo con le parole stesse del Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti voi.
ci scambiamo un inchino con la persona che ci è vicina. Vogliamo così scambiarci la pace, vogliamo così riconoscere nel fratello e nella sorella che ci è accanto la dignità di figlio di Dio, di figlia di Dio. Non è un gesto così estemporaneo, ma è la profonda consapevolezza che il Signore salva me e salva tutti quanti. Se lo ricordassimo ogni tanto, questo ho fatto, forse nel mondo ci sarebbe meno prepotenza e meno violenza. Dunque, scambiamoci la pace con un inchino vicendevole. Beati noi che siamo gli invitati alla mensa del Signore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il male e i peccati del mondo. O Signore, thank you.
Preghiamo. Assisti, o Signore, il tuo popolo che hai colmato della grazia di questi santi misteri. Fa che con l'intercessione dei nostri santi patroni possiamo passare dalla decadenza del peccato alla pienezza della vita nuova, per Cristo nostro Signore. Ed ora il sindaco, a nome della città, rivolge la preghiera ai santi patroni. Ci uniamo tenendo presente soprattutto le persone ammalate, le persone bisognose. O gloriosi santi nostri patroni, alla cui specialissima custodia volle il Signore affidata questa città, che vanta di possedere le vostre reliquie venerande, accogliete l'omaggio e la gratitudine per l'incessante intercessione e protezione. Benedite le nostre case perché siano fucine d'amore e dimore della fede che avete testimoniato con la vostra vita. Date al nostro Vescovo zelo e fortezza, ai presbiteri abbondanti grazie di santificazioni e di fecondità nel loro ministero. Accrescete nei giovani la purezza di Anastasio, negli anziani la saggezza e la serenità di Ponziano e Urbano, in tutti l'operosità nel bene che animò Eleuterio e Secondino. Preservatevici dal terremoto e dalla carestia, liberate i nostri cuori dall'odio e dalle divisioni, perché, seguendo la via del Vangelo, possiamo tutti insieme, con il lavoro di ognuno, costruire la civiltà dell'amore. La nostra esistenza sia lode perenne al Padre, autore di ogni vita, testimonianza coerente a Gesù, unico Maestro e Signore, obbedienza allo Spirito Santo, guida perenne della Chiesa. Dopo questo pellegrinaggio terreno, possiamo così giungere a godere con voi e con Maria l'eternità beata nei secoli eterni. Amen. Quasi come risposta alla preghiera che il sindaco a nome di tutti ha rivolto ai santi patroni, l'augurio più cordiale e più paterno per un futuro più sereno per tutti noi. E che l'anno prossimo possiamo davvero festeggiare come si deve questo momento, questa giornata, ricordando naturalmente coloro che hanno sofferto e addirittura che sono morti in questi giorni, ma anche aprendoci al futuro di Dio. Approfitto anche per dire due note, tra virgolette, tecniche. La prima riguarda le candele sull'altare. Quando celebra il Vescovo sono 7. Io non lo sapevo questo, l'ho appreso a Lucera Troia, anzi più a Troia che a Lucera. Ho appreso che queste 7 candele indicano la pienezza del sacerdozio che il Vescovo, celebrando, manifesta e vive. E questo mi mette un certo imbarazzo per la responsabilità e dall'altro mi conforta per la grazia del Signore che non mancherà e non manca a coloro che Lui, ed esclusivamente Lui, ha posto a capo della Santa Chiesa. E poi l'ultimo canto che il coro con tanta benevolenza ha imparato e sta cantando su mia richiesta è una canzone, Salve Mater, molto cara a Papa Paolo VI. Quando tutte le volte che celebrava il Santo Padre nella Basilica Vaticana, la messa si concludeva con questa invocazione alla Madonna. Mater Misericordia, la madre della misericordia a cui noi ci affidiamo e per intercessione dei patroni invochiamo quell'aiuto divino di cui abbiamo tutti quanti bisogno. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica
Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.